passa la prima foto. Ok. Per chi non la conoscesse, questa è la città di Taranto vista dall'alto. Io vi dico, con tutte le problematicità, con tutte le criticità ambientali, è una città splendida. Mi sono innamorata della città di Taranto, una città ricca di storia, era la capitale della Magna Grecia, potrebbe vivere di turismo, di cultura, per il cibo, per il mare, purtroppo è conosciuta solamente per l'Ilva. Taranto ha una particolarità rispetto a tante altre città, è la città dei due mari. Questo che vedete alla sinistra è il Mar Grande. Questo in alto è il Mar Piccolo, diviso in due, vengono chiamati i seni, il primo seno e il secondo seno, perché hanno l'aspetto del seno di una donna. Questa è la città di Taranto. Quella macchia marrone che si vede in alto sono i parchi minerali dell'Ilva. E tutto intorno c'è l'Ilva e le discariche. L'Ilva è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa e è grande due volte e mezzo la città di Taranto. Voi immaginate il porto, che ormai è utilizzato quasi esclusivamente dalla fabbrica. In quel porto arriva il minerale di ferro e viene stoccato in quella che è la macchia marrone che vedete, che sono i parchi minerali. Per farvi capire l'estensione di questi parchi minerali, immaginate 90 campi di calcio uno accanto all'altro, con montagne di minerale alte 20 metri, fino a pochi mesi fa scoperti. Quindi a ogni colata di vento il minerale entra nelle case, si riversa sulle case e sul quartiere. Molto spesso io ho sentito, e sicuramente anche voi l'avete sentito, che il quartiere Tamburi, che è questo praticamente, è nato dopo la fabbrica. Bugia. Quartiere Tamburi c'era già e anticamente era il quartiere più salubre della città, c'era un sanatorio, qui si portavano i bambini a respirare aria buona. Quando è arrivata la fabbrica è diventato il quartiere più inquinato d'Europa. All'interno dell'Ilva vive una città grande, come ho detto prima, due volte e mezzo Taranto, al suo interno ha chilometri e chilometri di ferrovie, di strade, di nastri trasportatori e i camini che servono per produrre l'acciaio. Tra questi camini c'è il camino più alto, che è l'E312 di 210 metri. Anche qua, questo tipo di fabbrica dovrebbe esistere lontano dal centro abitato, invece la casa più vicina si trova a 135 metri dal recinto della fabbrica. Quindi qualunque fumo tossico che esce da quella fabbrica arriva facilmente nelle case, ma soprattutto nei polmoni delle persone. Vi ricordate l'immagine di prima che vi ho fatto vedere del Brasile? È identica. Questo è uno slopping a Taranto, questo è il quartiere Tamburi e questo è quello che respirano le persone. Ora Taranto ha un'altra particolarità, che in quasi nessuna città è stata mai registrata, e sono i wind days, cioè i giorni di vento. In genere in una città di mare, quando il vento soffia dal mare, è una benedizione perché è un vento che rinfresca, che porta comunque la brezza del mare. A Taranto è una maledizione, perché trovandosi la fabbrica sul mare, quando il vento soffia da lì, porta tutti i fumi tossici della fabbrica. Buon senso vorrebbe che qualcosa inquina, blocchiamo la cosa che inquina. No, si chiudono le finestre delle case delle persone. Quindi, quando ci sono queste intese che capitano molte volte durante l'anno, si devono chiudere le finestre. E vengono chiuse le scuole, perché le scuole si trovano a ridosso della fabbrica. L'anno scorso i bambini hanno perso 11-12 giorni di scuola, quindi anche il diritto allo studio viene negato. Avanti. Quando io porto questa presentazione in giro, i dati che cito e che leggo, che vi faccio leggere, non sono dati scritti da me, inventati da me, ma sempre riportati da organi ufficiali. Questi sono della perizia della Procura della Repubblica. A Taranto, prima che si muovesse la magistratura, non si poteva parlare di inquinamento legato a una tot fabbrica. Solo dopo una perizia che ha tolto ogni dubbio, si può parlare di quello che effettivamente è successo. Secondo quella perizia, ogni anno, ogni abitante di Taranto vede ricadere sulla propria testa 210 kg di inquinanti. Avanti. Prima ci dicevano i politici, ma anche i rappresentanti dei mass media, dicevano che quella polvere di cui si lamentavano tanto i tarantini in realtà era sabbia del Sahara, che arrivava dal Sahara, era rossa e quindi arrivava a colorare
il terreno, le case, quindi non bisognava preoccuparsi. E che, usando tanto la macchina e dicendo anche un ministro della salute, disse: siccome i tarantini sono ignoranti pescatori e cozzaroli e fumano tante sigarette, il tumore è dovuto all'abuso di sigarette e all'abuso della macchina. La perizia della Repubblica invece dice che l'ARPA, scusatemi, che il maggior contributo alla produzione di idrocarburi policiclici aromatici è dato dall'ILVA per il 99,74%. Quindi non c'è dubbio che la fonte più inquinante in quella città è quell'industria. Come vi dicevo, durante i giorni di vento le scuole erano chiuse. A marzo di quest'anno sono state addirittura chiuse fino alla fine dell'anno scolastico, i bambini spostati in altre strutture, facendo turni come ripiani, creando anche disagi alle famiglie, perché i bambini non hanno più una vita normale. Chi aveva corsi pomeridiani, chi voleva fare inglese, canto, danza, non poteva più farlo perché doveva dividersi le scuole con gli altri bambini. Avanti. E questi sono i cartelli che si vedono in giro per la città quando ci sono i weekdays: chiusura scuole di ogni ordine e grado, quartiere Tamburi, nelle giornate di weekdays. Quindi non si chiude la fonte inquinante, si chiusono le case. E poi ci sono le raccomandazioni della ASL che io ho voluto inserire perché se non fossero vere sarebbero veramente grottesche. Perché la ASL dice: si consiglia ai soggetti particolarmente sensibili di programmare attività sportive all'aperto nelle ore in cui i livelli di inquinamento sono inferiori, ovvero tra le ore 12 e le 18, a rientrare gli ambienti chiusi nelle stesse orari. Non si può aprire le finestre di casa quando non ha voglia, ma in quel determinato orario. E l'ultima frase è terribile: si invita la popolazione a collaborare per ridurre i livelli di inquinamento cercando di ridurre il più possibile l'uso dell'auto. E queste sono le raccomandazioni della ASL. Questa è un'altra immagine. Se qualcuno di voi arriva a Taranto dall'autostrada, questo è il cielo che si vede. Sempre. C'è sempre questa cappa marrone che grava sulla città. Essendo molto pesanti, inquinanti, essendo carichi anche di diossina, tendono a scendere, quindi questa cappa è perenne sulla città e sui quartieri più vicini alla fabbrica. Avanti per favore. Come vi ho detto prima, trovandosi così vicino al quartiere, producendo quel tipo di inquinanti come il piombo, PCB, anche i parchi giochi, le aree verdi vicino alla fabbrica sono contaminate, quindi sono interdette ai bambini. I bambini non possono giocare nei parchi, perché toccando la terra, sporcandosi le mani e i piedi, ingerirebbero quel tipo di sostanze, quindi sono molto pericolose per la salute. Avanti. Questo è il cimitero. Vicino all'Ilva c'è il cimitero. Quelle tombe originariamente erano bianche, ora sono ricoperte da minerale di ferro. Questa foto è simbolica, io l'ho inserita perché Erika Cei, l'autrice, è una ragazza di Trieste che io ho conosciuto a una presentazione del mio libro a Trieste. A Trieste c'è una piccola IVA, come la chiamano anche le Iene, c'è una ferriera, quindi lei conosce bene il minerale di ferro, conosce bene quei fumi e ha voluto fotografare il cimitero perché in questa città anche il riposo eterno non è consentito. Io poi ho scoperto un'altra cosa: per un periodo era anche vietato seppellire e disseppellire i morti al cimitero, perché i necrofori, movimentando la terra, si sarebbero contaminati. Non avevano tute adeguate per fare questo lavoro. Avrebbero dovuto usare delle tute, decontaminarsi, come nelle celle che si vedono spesso nei film, e tornare a casa puliti. Siccome non c'è questo tipo di procedura, per un periodo il cimitero è stato chiuso. E le famiglie che avevano un defunto dovevano tenerlo nelle celle frigorifere pagando un tot al giorno per l'affitto della cella frigorifera. Per un periodo poi è stato bonificato almeno, mi pare, 30 cm di terra, è stata tolta e messa terra nuova, però dopo 60 anni che quella fabbrica insiste sul territorio, la contaminazione è molto più profonda, non solo di 30 cm. Avanti. Questo è un altro Windays famoso. E questo è il minerale di ferro. Questo è il balcone di una persona del quartiere Tamburi. Sopra il terrazzo si trovano cumuli e cumuli di minerale di ferro. Alcuni
alcuni ministri, alcuni politici dissero che, come ho detto prima, che era sabbia, però alcuni cittadini, alcuni ambientalisti, che vengono chiamati spesso anche terroristi, allarmisti, fecero una semplice prova, presero una calamita, quelle che si comprano in cartoleria, e l'hanno avvicinata a quella polvere. La sabbia non si attacca alla calamita, la calamita viene risucchiata immediatamente dalla polvere che si attaccò su tutta la superficie, dimostrando che quello era minerale di ferro. Avanti. Questi sono i cumuli che vengono spazzati e questo è il presidente dell'associazione che io rappresento, Wiesling, che qualche anno fa portava ogni settimana sulla scrivania del sindaco i sacchetti di minerali di ferro per dire fai qualcosa. Perché finora quello che a Taranto è successo è stata una inazione da parte di tutti gli organi preposti che dovevano controllare e non hanno controllato. Le azioni le hanno fatte semplici cittadini. Quel signore è un professore di scuola secondaria, quindi non è un chimico, non è un biologo, non è una illustre personalità. È una persona che si è messa a studiare e è andata a spulciare i registri europei dell'inquinamento, registri liberamente consultabili da tutti. In questi registri vengono pubblicate anche le emissioni di tutte le fabbriche sul territorio europeo. Lui ha scoperto che a Taranto veniva prodotta l'8,8% di tutta la diossina industriale europea. Detto così sembra una piccola cifra, l'8%, ma vi faccio un esempio pratico. Da un solo camino dell'Ilva, che è l'E312, in un anno sono fuoriusciti 172 grammi di diossina. Nello stesso anno, quattro paesi europei, Inghilterra, Spagna, Svezia e Austria, insieme ne hanno prodotti 166 grammi. Quindi un solo camino dell'Ilva di Taranto ha prodotto un quantitativo di diossina superiore a quello di quattro paesi. La diossina, noi abbiamo cominciato a sentire per il disastro di Seveso, tutto quello che è successo alla popolazione, l'inquinamento, ma anche la pelle, io mi ricordo la pelle dei bambini che era bruciata, che era tutto il terreno che era pesantemente contaminato. Le diossine si liberano nell'aria, ma poi tendono a ricadere, quindi contaminano la terra, entrano nella falda acquifera, contaminano l'erba. Contaminando l'erba dei pascoli, tutti gli animali che vanno a nutrirsi di questa erba a loro volta vengono contaminati. Se quegli animali producono latte e formaggio e noi mangiamo quel latte e quei formaggi, ci contaminiamo anche noi. È un circolo. La svolta per Taranto è stata proprio questa. Perché se avessero deciso di puntare sull'inquinamento dell'aria, nessuno avrebbe mai potuto fare nulla, perché i limiti italiani per le emissioni industriali sono molto più alti rispetto agli altri paesi europei, quindi le industrie sono tranquille. Però la contaminazione della catena alimentare era qualcosa di troppo grosso, quindi si è deciso di puntare su quello. Anche perché la diossina, noi spesso sentiamo, sì, contamina il terreno, contamina il latte, va bene, non mangiamo quello, non mangiamo quell'altro, ma una volta che arriva al corpo umano, la diossina è genotossica, cambia il DNA delle persone. Io ho conosciuto un papà di un bambino di Taranto, che era anche ieri la presentazione che ho fatto al Sesto Fiorentino. Lui e la moglie hanno ormai un DNA geneticamente modificato. Loro sono incapaci di reagire a qualunque tipo di aggressione di inquinanti. Il loro corpo assorbe tutto, contamina. Abbiamo spiegato anche un'altra cosa, che le donne, se sono contaminate da diossina, possono pulirsi. Si puliscono attraverso le gravidanze, facendo uno, due figli, tre figli, si puliscono a tutta la diossina. Ma quella diossina la passano al feto durante la gestazione e poi la passano al bambino durante l'allattamento. A Taranto anche le mamme hanno il latte materno contaminato. Questo professore, come vi ho anticipato, per provare la contaminazione della catena alimentare andò a prelevare un pezzo di pecorino da un pastore che pascolava il suo gregge circa
circa un chilometro vicino l'Ilva. Questo signore poi è morto pochi mesi dopo per un cancro al cervello. Lo fecero analizzare a loro spese. Le analisi risultarono che il quantitativo di diossina era superiore, il limite era 8 picogrammi per grammo e 3 erano 6 picogrammi. Un bambino del peso di 20 kg non potrebbe mangiarne più di 2 grammi senza essere contaminato. Tutto questo attivò la psicosi di Ossina a Taranto. Cominciarono a controllare il latte, i formaggi e controllarono anche gli animali che venivano macellati e venduti. Anche per gli animali, anche la carne di quegli animali risultò contaminata e vennero abbattuti. Avanti. Questa è una masseria di un mio carissimo amico. Si chiama Vincenzo Fornaro, ha una masseria splendida nel 1800. Vivevano di allevamento, pecore, capre. Le loro capre erano contaminate dalla diossina. Andarono per della ASL, prelevarono gli animali, li hanno abbattuti e hanno dovuto pagare un tot per lo smaltimento di ogni carcassa, quindi il padrone ha dovuto pagare anche per smaltire. Ad oggi lui non può ricominciare la sua attività di allevatore, perché continuando la fabbrica, la sua produzione, di qui a pochi mesi gli animali sarebbero nuovamente contaminati, quindi lui ha dovuto inventarsi un'attività alternativa. Avanti. Questo è il giorno in cui hanno prelevato gli animali. Lui mi diceva che è stata una sofferenza incredibile, perché vedere una masseria vuota dall'oggi al domani, i sacrifici di una vita. Vedete, quando ci dicono anche in televisione abbiamo salvato l'Ilva e i posti di lavoro, parlano solo dei posti di lavoro di chi lavora lì dentro, ma tutti quelli che lavorano invece in altri ambiti, quindi gli allevatori, gli agricoltori, i mitilicoltori, quelli possono pure morire di fame, perché tanto non si rifila nessuno. Avanti. Taranto è famosa anche per un altro alimento, le cozze. La cozza tarantina è famosa, è saporita, è buona, però agli ambientalisti poi viene il dubbio, ma se si è contaminato l'allevamento, gli animali, il latte, i formaggi, le cozze vengono allevate nel primo seno del Mar Piccolo, che è quello specchio d'acqua vicino alla fabbrica. Quindi sempre le associazioni fecero analizzare le cozze. Le cozze risultarono inquinate. Ah no, scusami, indietro per favore. Grazie. Il limite di legge era 8 picogrammi per grammo e risultò invece un quantitativo di 13,5. In quel momento ci fu un evento straordinario a Taranto, perché il sindaco era un pediatra. Il pediatra organizzò una conferenza stampa in piazza, chiamò giornalisti e televisioni, prese delle cozze crude, le mangiò e disse: mangiatele, sono buone. E fece fare delle controanalisi. Le controanalisi non solo confermarono quei risultati, ma furono ancora superiori. Quindi tutte le cozze coltivate a Taranto vennero distrutte e fu vietato l'allevamento nel seno più vicino alla fabbrica. Avanti. Purtroppo anche le persone poi si sono contaminate, quindi anche il latte materno delle mamme è contaminato. Qui ci sono dei numeri, calcolate che ogni città ha qualche fonte di inquinamento, comunque non esistono città libere dall'inquinamento. Però questi numeri ci dicono che in Norvegia il latte materno ha un quantitativo di diossina pari a 40 kg per chilo, a Milano 80, a Taranto 200. Quindi le mamme allattando i bambini, che è la cosa più bella per una mamma, trasmettono la diossina ai bambini. Avanti. Dopo la perizia della Procura della Repubblica, dopo una perizia chimica, arrivò anche lo studio Sentieri, che analizza vari SIN, i siti di interesse nazionale inquinati in varie parti d'Italia, e lì vissero quello che era l'evidenza per tanti, ma di cui non si era mai parlato, cioè che a Taranto c'era una mortalità in eccesso per tutte le cause: le demenze, le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie dell'apparato respiratorio digerente, e gli eccessi si osservano anche per i bambini. Io ho inserito una foto che si trova all'interno dello studio Sentieri. Questo è relativo al sito di Taranto. Questi sono gli eccessi delle patologie tumorali. C'è un più dappertutto. Le donne a Taranto si ammalano per un 48% in più il tumore al polmone, 75% di linfomi non Hodgkin, 100% del tumore allo stomaco. E la cosa più allarmante è che i bambini si ammalano
di tumore il 21% in più rispetto alla media regionale. A Taranto ci sono bambini che nascono già malati. Il primario di pediatria dice che nascono con tipi di tumore che in genere si riscontrano in adulti che hanno fumato per anni. Tumori cerebrali invasivi. A Taranto una coppia su quattro è sterile. Per non parlare di tutti i bambini, tutti i feti che vengono abortiti, che non vengono quasi mai conteggiati in questi studi. Quindi quello che si sta verificando in quella città non è solo un danno per la popolazione che c'è oggi, ma si sta distruggendo la speranza per le generazioni future. Si stanno danneggiando le generazioni future a livello genetico, impedendo loro una vita normale. Avanti. La conclusione di quello studio epidemiologico è questa frase: la continua esposizione agli agenti inquinanti liberati nell'atmosfera dagli impianti dell'ILVA ha causato e continuano ad essere causa di fenomeni degenerativi nella popolazione che si traducono in eventi di malattia e morte. Più chiaro di così, questo è relativo al periodo 2009. Da lì ci sono stati due aggiornamenti che hanno ricalcato lo stesso risultato, cioè non è cambiato nulla negli ultimi anni, però ancora non si decide a fare qualcosa di concreto. Avanti, lo sono detto prima, avanti ancora. Questa è una targa che si trova nel quartiere Tamburi, che ha voluto fortemente un signore poi morto di tumore e l'ha messa davanti a casa sua. È completamente ricoperta di minerale, di ferro, è stata sostituita qualche mese fa perché era diventata illeggibile. E lui ha voluto scrivere anche in italiano, forse non proprio corretto, però il suo pensiero secondo me è chiaro lo stesso. Lui dice: nei giorni di vento nord e nord-ovest veniamo sepolti da polvere di minerale e soffocati da esalazioni di gas provenienti dalla zona industriale ILVA. Per tutto questo gli stessi maledicono coloro che possono fare e non fanno nulla per riparare. I cittadini di Via De Vincentis, di Sippo, Troilo e Salino, che è dell'agosto 2001. Quest'anno è diventata illeggibile, l'hanno sostituita, ma gli effetti purtroppo sono sempre gli stessi. Avanti. Nelle prime immagini che vi ho mostrate vi facevo vedere la zona dell'ILVA dove c'erano i parchi minerali, in alto ci sono le discariche perché fabbriche anche così grandi devono pur smaltire le scorie di produzione. È stato scoperto che tante scorie venivano interrate in queste discariche, quindi anche la falda profonda è stata dopo anni e anni contaminata. Il sindaco di Statte, che è questo paesino vicino all'ILVA, anche lì ha vietato il pascolo e la semplice movimentazione del terreno, perché semplicemente sollevando il terreno con la zappa la persona che lo fa può inalare e contaminarsi a livello di pelle e a livello respiratorio. Avanti. Questa invece è la situazione attuale, perché dalle azioni di movimenti cittadini, ambientalisti, semplici associazioni, è partito un processo storico in Italia, ambiente svenduto, partendo proprio dalla contaminazione della qualità alimentare. In questo processo sono coinvolte 44 persone fisiche e 3 società. Tra gli imputati c'è l'ex sindaco di Taranto, l'ex presidente Vendola, l'ex presidente della provincia, oltre a tante altre persone che vengono accusate di disastro ambientale, avvelenamento di acqua e sostanze alimentari, omicidio colposo, commissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e concussione. Oltre a questo, lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha accolto il ricorso di 180 cittadini e dice nella sua sentenza che l'Italia non ha tutelato la salute e la vita di quelle persone e di agire il prima possibile per rimediare a quello che è successo. È iniziato a gennaio 2019 un altro processo per le discariche di cui vi parlavo prima. A febbraio un nuovo allarme è scattato per i picchi di diossina nei quartieri più vicini alla fabbrica e il 15 settembre, con grande giubilo di tutti i politici, il più grande stabilimento siderurgico d'Europa è passato al colosso franco-indiano ArcelorMittal. Avanti. Queste sono due immagini che ho voluto mettere a comparazione. A sinistra c'è Matilde, una bambina di Taranto, a destra c'è un bambino brasiliano di cui non mi ricordo il nome,
ma le immagini potrebbero essere scattate nello stesso posto, perché sono gli stessi fumi, gli stessi inquinanti che respirano, quindi alla fine, come vedete, le storie sono tutte sovrapponibili, tutti raccontiamo lo stesso dramma. E questa è l'immagine che circola molto spesso nelle manifestazioni a Taranto. Questi sono i fumi che si alzano di notte dal complesso industriale e il grido: i bambini di Taranto vogliono vivere. Perché alla fine è questa l'unica cosa che conta, salvaguardare loro, il loro futuro e la loro salute. Però io, quando faccio queste presentazioni, alla fine vedo la gente con gli sguardi distrutti, addolorati, scoraggiati, perché dicono: ma allora noi non possiamo fare niente, se in Amazzonia succede così, in Italia è così, tu ci racconti che girando in varie città d'Italia tutti raccontano la stessa storia, vuol dire che non possiamo fare niente. No, io voglio farvi vedere, vi rubo solo due minuti, farvi vedere che se si vuole si può costruire un futuro diverso e creare un nuovo tipo di economia. Se possiamo chiudere questa presentazione, c'è l'ultima sempre della cartellina.